Lei chi è? Da lontano mi sembrava di conoscerla, ma non è possibile. Vede, signora Modotti. E aspetta di chiamarmi signora Modotti! Tina mi chiamo! Tina Modotti! Per chi lavora? Hitler? Stalin? Per gli Stati Uniti? Come ti permetti? Come ti Rendere le cose più difficili di quelle che sono. Io non sono Vittorio Vidali, compagna Modotti! Ma se ti fa piacere, ho un bel racconto che vi riguarda. Parla della guerra di Spagna e di un vostro carissimo amico, Andrés Nin. Andrés. I nostri uomini sono esperti nell'arte di spezzare la volontà dei prigionieri politici per ottenere confessioni spontanee. Annienti l'energia mentale di una persona così. E tu stai in piedi 10, 20, 30 ore finché non cominci a barcollare, sonno, fame. Non è così facile essere accusati di trotskismo, di O di individualismo. scarsa serietà sessuale. Quando Giulio è assassinato, la accusano di immoralità e di aver posato nuda per Weston. Quando Giulio muore, tutti i cattivi pensieri, gli odi, le gelosie, tutto è venuto fuori. Le belve si sono scatenate. Anche qui il vento è cambiato. Più nessuno sogna di fare la rivoluzione con la poesia, con la pittura. Devo esagerare. Era lei che doveva esagerare. Vuol sapere cosa hanno testimoniato i suoi amici?